Anticipazione una vita. Lucia soffre di una grave malattia e lo nasconde. Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni una vita sul mese di aprile 2020, che purtroppo si preannunciano davvero molto tristi. Esse rivelano che Lucia, dopo un malore, riceverà una brutta notizia riguardante il suo stato di salute. La cugina di Celia, infatti, dopo essersi ripresa con fatica dalla dipartita della sua amata parente, apprenderà che potrebbe morire da un momento all'altro a causa di un grave problema al cuore. In primavera le vicende della soap saranno ambientate durante gli anni della Prima Guerra Mondiale e assisteremo dunque a un salto temporale di ben 10 anni. L'Alvarado risulterà sposata con Eduardo Torralba, un uomo ricchissimo, apparentemente buono e leale, ma in realtà disonesto e dai tanti lati oscuri. Lucia in questa nuova serie avrà un bambino di nome Matteo. Ursula verrà scelta come la sua istitutrice. E sarà proprio l'ex perpetua di Telmo a confessare a quest'ultimo una notizia scioccante. Matteo in realtà è suo figlio, non è nato dall'unione di Lucia ed Eduardo. L'ex sacerdote dunque si troverà a lottare con un nuovo rivale, dato che Samuel Alday sposerà la new entry Genoveva Salmeron e programmerà di scappare con Matteo e Lucia. Ma non tutto andrà come da lui previsto. Telmo e Lucia progettano di scappare insieme al piccolo Matteo, ma Eduardo? Come ci mostreranno gli episodi che saranno trasmessi in primavera, Lucia Alvarado e Telmo Martinez diventeranno amanti. Sebbene sposata con il subdolo Enrico Eduardo Torralba, la donna, dopo diverse resistenze, non riuscirà più a far finta di niente di fronte ai sentimenti mai spenti per l'ex sacerdote. Quest'ultimo, infatti, come vedremo a breve su Canale 5, rinuncerà agli abiti sacerdotali per amore della sua amata. L'Alvarado, felice dopo un appassionato bacio, confesserà a Telmo di aver atteso questo momento per anni e giurerà di non desiderare altro che cominciare una nuova vita insieme a lui e al piccolo Matteo, che è suo figlio. Piangendo poi, la giovane gli parlerà di Eduardo, non renderà loro la vita facile ed esorterà il suo amato a non fare passi falsi e a non abbassare la guardia. Un pomeriggio Lucia dirà al marito di avere un impegno. In realtà progetterà un incontro segreto per permettere a Telmo di conoscere suo figlio. Eduardo furbamente intercetterà le sue mosse e farà di tutto per impedirglielo. E con un sorriso beffardo, quando vedrà la moglie piangere di nascosto nella sua camera da letto, dirà tra sé e sé che non mancheranno altre occasioni per farla terribilmente soffrire. Nel frattempo Ursula si recherà da Telmo e gli parlerà del pericolo rappresentato dal Torralba. Quest'ultimo intanto, accortosi dell'intesa sorta tra il Martinez e sua moglie, comincerà a spiarli. Un giorno Lucia, piangendo, confesserà al Martinez di ricevere continui maltrattamenti, sia fisici che psicologici, dall'uomo che ha sposato e di non poterne davvero più. Gli lascerà intendere di temere anche per la vita del loro bambino. Telmo, preoccupato, le assicurerà che l'aiuterà a scappare via dal Torralba, che altri non è che un uomo violento e senza scrupoli. E subito dopo le lancerà una proposta imperdibile, ma non esente da rischi: fuggire lontano. Purtroppo i due non si accorgeranno della presenza di Eduardo, che ascolterà per intero, ben nascosto, tutta la loro conversazione. E quali provvedimenti prenderà? Lucia inoltre dirà al suo amato che non sarà facile scappare. Lucia ha pochi giorni di vita. Telmo legge una lettera shock. Lucia poi, quando si farà sera, tornerà a casa con un volto molto turbato. Eduardo furibondo la accuserà di adulterio. Lei non reggerà il colpo e cadrà a terra priva di sensi. Telmo si recherà immediatamente in ospedale per far visita alla sua amata e le prometterà che non appena si riprenderà ritorneranno a programmare la loro fuga. Subito dopo un valente dottore convocherà l'Alvarado nel suo studio e la fredderà con una notizia terribile. Le rivelerà che dopo attenta analisi è emerso il vero motivo del suo malore: soffre di una malattia cardiaca che la condurrà alla morte. La donna, devastata dal dolore, quando ritornerà in villa, sceglierà di nascondere la terribile rivelazione al consorte. L'uomo la tratterà con profondo disprezzo e le comunicherà che d'ora in avanti potrà uscire di casa solo in sua compagnia. Ursula, appreso il tutto, avvertirà prontamente Telmo. Lo inciterà a non fare passi falsi, ricordandogli quanto sia pericoloso vedere Lucia. L'uomo, però, incurante dei rischi e dei pericoli, troverà lo stesso il modo per incontrare la cugina di Celia. E baciandola le giurerà che la libererà del perfido uomo che ha sposato. Piangendo però, Lucia non riuscirà a parlargli della sua grave malattia.
Telmo poi studierà un piano con Ursula per continuare a vedere segretamente Matteo e la donna che ama. Edoardo intanto inizierà a sospettare della paternità del piccolo e non solo, anche del piano di fuga di Lucia. Il Torralba una mattina farà una passeggiata per le vie di Acasas con la sua famiglia al solo scopo di provocare ingelosire Telmo, il quale sarà costretto a chinare il capo. Furibondo poi l'ex sacerdote si affiderà completamente alla disenta, le dirà di confidare nel suo aiuto per scappare con Matteo e Lucia. L'istitutrice quindi si recherà dalla sua signora per concordare il tutto, la quale però la spiazzerà con una notizia shock: morirà a breve. Pertanto gli chiederà un grosso favore, organizzare la fuga solo per Telmo e Matteo. Lei resterà con Torralba. Ed ecco che dopo alcuni giorni l'ex sacerdote riceverà una missiva firmata dalla sua amata, con su scritto di aver preso la sua decisione definitiva, rimanere al fianco del marito. Come reagirà il Martinez di fronte a tale notizia? Scoprirà mai la verità sulla malattia della donna che ama? E soprattutto i medici troveranno una cura valida per salvare la vita alla nostra adorata protagonista? Vedremo. Sicuramente ritorneremo su questa vicenda per approfondirla di succosi dettagli e particolari. Restate con noi! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.